Dottor Maroccoli, l'introduzione della mentalità BIM, quali ostacoli ha dovuto superare e come è stata realizzata? Ma in realtà il nostro gruppo vede non tanto al BIM in quanto tale, ma quanto a tutto il processo di innovazione e di progettazione integrata con un occhio alla costruzione e al facility management. Quindi in realtà il BIM per noi è uno strumento che, fortunatamente gestito e integrato con altri sistemi, ci permettono di controllare tutta la filiera produttiva del manufatto edilizio, dal concept fino all'handover e fino anche alla gestione del manufatto stesso. Costi, in termini di costi di gestione organizzativi, qual è la voce? Se è una voce che ha pesato oppure è sopportabile? Ma in realtà nel nostro gruppo questo investimento si perde un po' in un investimento più ampio di innovazione, per cui dico un numero che è abbastanza grosso, perché a livello mondiale siamo un gruppo con 17.000 dipendenti e quindi stiamo parlando di decine e decine di milioni di dollari australiani investiti in innovazione, che è il BIM, che sono altri processi integrati e coordinati per la progettazione e la costruzione, ma che sono anche nell'ambito di risorse umane, perché a livello globale gestiamo tutti i 17.000 dipendenti con un unico sistema, quindi si perde un po' nel mare magnum di tutto l'investimento che stiamo facendo per innovazione, anche perché innovazione ed eccellenza è uno dei nostri valori, per cui la nostra società a Sydney ci tiene molto anche per differenziarci nel mercato. Le faccio una domanda da $1 milione. Secondo lei gli enti pubblici italiani o chi si occupa a livello pubblico è pronto ad utilizzare un sistema come questo? Ma per essere pronto la committenza pubblica dovrebbe avere la possibilità, il coraggio, la voglia di creare delle partnership col privato. Quindi se non si sgancia da meccanismi burocratici che non permettono di creare delle partnership, come invece succede tranquillamente da noi in Australia, negli Stati Uniti e in Inghilterra, è difficile utilizzare poi il know-how consolidato anche da società come la nostra, che poi applicano sul campo tutti gli strumenti e fanno anche una casistica, perché ripeto, io personalmente sono molto molto motivato per l'innovazione e la tecnologia, però teniamo conto che la tecnologia è anche un rischio, è un'opportunità ma anche un rischio, perché schiavi della tecnologia si diventa e spesso la tecnologia, anziché essere uno strumento, diventa un fine, e quello lo puoi testare solo quando effettivamente fai i tuoi pilot, le tue prove, i tuoi esperimenti, e decidi anche che magari certe scelte erano sbagliate, e quindi non si può sbagliare, quindi utilizzare l'esperienza degli altri.